Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Buonasera e ben ritrovati amici sportivi e di nuovo insieme per seguire le avventure del settore giovanile dell'Arezzo Calcio. Quest'oggi seguiamo la Beretti che è alla 14ª giornata del campionato, appunto, Beretti Lega Pro, la prima del girone di ritorno. Qua al Palazzo del Pero c'è il big match fra Arezzo e Torino, rispettivamente il Torino primo in classifica con 33 punti, frutto di 11 vittorie e una sola sconfitta, 34 gol fatti e solo 6 gol subiti, mentre Arezzo arriva a questa sfida con la terza piazza, 28 punti, 9 vittorie, 3 sconfitte, 23 gol fatti, 14 i gol subiti dalla nostra formazione di casa. Andiamo a leggere anche le formazioni in cui due squadre scendono in campo, partendo proprio dall'Arezzo che schiera Ubirti, Ruscetta, Artini, Sbarzella, Neri, Cecchi, Sussi, Micocci, Finocchi, Calussi e Nencioni, capitano classe 99 Sbarzella. A disposizione di mister Longo Alessandro troviamo Guerri, Innocentini, Vellitri, Pellegrini, De Luca, Martelli, Di Matteo e Sestini. Per quanto riguarda il Torino di mister Capriolo, Lewis in porta, poi Spanesi, Ricossa, Rotella, Leggero, capitano classe 2001, Signega, Bongiovanni, Garretto, Ibrahimi, Sandri e Montenegro. A disposizione Pirola, Callagher, Laurenzi, Oliviero, Ottone, Buffo, Conè, Tassone e Del Bianco. Dirigerà l'incontro il signor Bruni Matteo da sezione di Siena. Cerca il numero Del Bianco, attenzione, cade dentro di rigore e arriva il calcio di rigore a favore del Torino. L'ingenuità del difensore centrale. Vediamo, appena si gira per vedere il numero che ha commesso il fallo. Adesso parlando anche con il direttore di gara, tocco piuttosto evidente c'è stato. È stata di Cecci dunque aver commesso il fallo, il numero 6, mentre dal dischetto si porta Montenegro contro Ubirti, attenzione, all'11esimo potrebbe sbloccarsi l'incontro, oppure vedremo se Ubirti riuscirà nel miracolo. Fischia l'arbitro, parte Montenegro con il destro, Ubirti la sfiora soltanto, ma la palla termina sulla sinistra del portiere dell'Arezzo e dunque il Torino sblocca l'incontro all'11esimo minuto grazie al gol su calcio di rigore di Montenegro. Minute la deviazione di Ubirti, che ha Sbarzella, va al centro, il colpo di testa, la parata, l'incredibile parata di Lewis sul colpo di testa di Cecci, che voleva farsi perdonare l'ingenuità sul calcio di rigore. E Lewis, una parata davvero spettacolare che nega il pareggio all'Arezzo. Fischia l'arbitro, parte Sbarzella con il sinistro direttamente in porta, sibila il palo a destra di Lewis, comunque si distende bene sulla conclusione di Sbarzella, che termina davvero di pochissimo sul fondo. Sembrava comunque esserci il portiere del Torino. Costare intanto il numero di Sandri, che con una finta ne fa boccare due. Appoggio al centro per Del Bianco. Del Bianco apre verso Ricossa. Ricossa il sinistro. Ubirti, conclusione centrale, riesce a bloccare molto bene in due tempi. Montenegro se ne va in dribbling. Ancora Montenegro in mezzo a tre. Il tocco di prima provato da Garretto. Rimane in avanti ancora il Torino, la palla al centro e arriva il 2-0, il 2-0 di Bongiovanni. Arezzo ha avuto un'altra grave disattenzione a livello difensivo e ha punito nuovamente il Torino, che è riuscito a raddoppiare con il gol di Bongiovanni. E dunque 2-0 del Torino. Quando abbiamo raggiunto il 23esimo minuto di questa ripresa, il risultato sembra davvero a questo punto inarrivabile. Sbarzella direttamente al centro, arriva la conclusione di Cecci, poi la termina sul fondo, triplice fischio. Finisce qui la gara fra Arezzo e Torino con la vittoria del Torino per 2-0, che allunga in classifica e si porta a 36. I marcatori sono stati nel primo tempo Montenegro e nella ripresa Bongiovanni. Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.